Bentrovati. Continuiamo con le lezioni di tecnica tunisina e impariamo assieme come fare le diminuzioni semplici. Come per gli aumenti, ci sono vari modi di fare le diminuzioni. In questo tutorial vi spiegherò quelle più semplici e poi in seguito andremo a vedere tutte le altre variazioni, come faremo anche per gli aumenti. A seconda del punto che si sta usando, così andranno adattate le diminuzioni alla nostra lavorazione. Vi faccio vedere prima come diminuire nella parte centrale di un punto. Quindi partiamo con il carico dei punti. Io qui sto lavorando un punto alto, quindi vado a fare una catenella, carico il filo, entro nel punto dopo quello di margine, vado ad estrarre il filo, ricarico di nuovo e chiudo due asoline e vado avanti fino a quando non arrivo al punto in cui ho deciso di fare la diminuzione. Facciamo conto che io dopo questo punto voglia effettuare una diminuzione. Per la parte centrale abbiamo due modi per poterla eseguire. Il primo è semplicemente quello di saltare un punto, questo, e andare a lavorare in quello immediatamente successivo, normalmente. E abbiamo fatto la nostra diminuzione, ma come potete vedere si viene a creare un bel buco. Quindi questo tipo di diminuzione penso non sia adatta per le diminuzioni centrali, ma potrebbe essere adatto alle diminuzioni laterali, perché il buchino potrebbe andare a creare un elemento decorativo. Continuo, vi faccio vedere qualche altra diminuzione, poi facciamo anche il giro di ritorno per vedere l'effetto. Facciamo conto che voglia fare un'altra diminuzione in questo punto del lavoro, lavoro questo punto, carico il filo, salto quello successivo e vado in quello dopo, estraggo e chiudo le mie due asoline. Vado a terminare il giro di punti alti e poi effettuiamo il giro di ritorno. Il punto di margine, come vi ho fatto vedere nell'altro video in cui vi spiegavo la lavorazione del punto alto tunisi, va fatto, vedete, noi abbiamo una, due e tre asoline. Questa è la catenella che abbiamo di separazione tra un punto e l'altro. Noi entreremo in questa di fianco, che è, partendo dal basso, la seconda catenella, sempre entrando in tutte e due le asoline. Quindi vado ad estrarre l'ultima solina dell'ultimo punto, mi scarico i due gettati e partiamo con il giro di ritorno. Nel giro di ritorno la prima solina la scarichiamo singolarmente, tutte le restanti due alla volta. Terminato il giro di scarico, andiamo a vedere l'effetto della diminuzione. Come vi dicevo, vedete che centralmente si viene a creare un bel buchino, quindi penso che questa diminuzione non sia adatta laddove abbiamo delle lavorazioni piene come in questo caso. Vi faccio vedere l'altra diminuzione che possiamo fare non solo centralmente ma anche lateralmente. Anche questa la possiamo fare lateralmente. Partiamo con la catenella di alzata, vado a lavorare la catenella per il primo punto, carico il filo e vado in quello successivo. Le diminuzioni centrali, come avete potuto vedere, vengono
lavorate nel giro di carico dei punti, mentre quelle laterali, come poi vi farò vedere, vengono lavorate nel giro di scarico. Quindi sono due lavorazioni differenti. Sono in prossimità della diminuzione del giro sottostante, vedete, ci sono proprio sopra. Vado a lavorare un altro punto per farvi vedere la differenza visiva. Facciamo conto di essere arrivati al punto in cui dobbiamo effettuare una diminuzione e l'altro sistema è quello di lavorare due punti assieme, quindi i due punti successivi a quello appena lavorato li andremo a lavorare assieme. Carichiamo il filo, non facciamo altro che entrare nelle due barrette verticali dei due punti e staiamo chiudendoli assieme, vedete? Questa è la diminuzione che abbiamo fatto saltando un punto, questa è la diminuzione che abbiamo fatto adesso lavorando due punti assieme. Lavoro qualche altro punto, vado oltre la diminuzione sottostante e ne facciamo un'altra lavorando i due punti assieme. Facciamo conto di voler fare adesso una diminuzione, quindi carico il filo, vado nei due punti successivi, estraggo e li chiudo assieme. Vado a lavorare il punto di margine e facciamo il giro di ritorno e vedremo poi l'effetto finale. La prima solina, come al solito, la scarichiamo singolarmente, le successive due alla volta. Ecco qua, queste sono le nostre diminuzioni. Vedete che laddove abbiamo saltato il punto il buchino è molto più evidente. Qui dove abbiamo lavorato due punti assieme la lavorazione è abbastanza compatta, vedete? Questa è una diminuzione lavorando i due punti assieme, questa è un'altra, qui invece abbiamo saltato il punto. Qui abbiamo saltato il punto e la differenza è notevole, per cui direi che per le diminuzioni centrali sia più adatta la diminuzione lavorando i due punti assieme.